In merito sia all'ultimo intervento di Davide sia agli argomenti trattati in precedenza, di alzata di mano senza problemi, se non ci sono. Una cosa, progetto, a nome un po' di tutti, no? Io ho cominciato a sviluppare questa teoria e l'ho detto anche a Simone tanto, che Roma sia una città molto particolare, no? Al microfono. Perché Roma è Lazio, ma più che Lazio è Roma, cioè io comincio a avere grossi dubbi che questa città si possa, come dire, erigere, no? A quella che è detta le regole di un paese, no? Quando parlavano dei nostri nordici, Roma padrona, Roma ladrona, tutto sommato, dentro casa nostra, non in pubblico, non di Roma, ma dentro casa nostra, ma sta città c'ha qualche cosa che non funziona, di dentro, di sotto, e la domanda che faccio a te, tu hai un'esperienza dentro interregionale, eccetera, io l'ho girata da una regione per motivi professionali, no? Per organizzazione della rete d'emergenza, eccetera, ma io non ho trovato nemmeno in campagna, a Salerno, situazioni che siano paragonabili a quelle di Roma, dove c'è comunque un AST, un ospedale, una rete territoriale, un CAD, no? È una, come dire, una distribuzione territoriale tipo medievale, che è tipico italiano, no? Roma non c'entra niente con l'Italia. Cioè Roma è una capitale con cui utilizziamo sistemi provinciali per una città di 4 milioni di abitanti. Allora attenzione, che ha un ruolo diverso dal mio, a fare un po' di, come dire, propaganda di la sanità non funziona, non funziona da noi. Perché ci sono molti modelli, per esempio io a Salerno ho visto una sanità che è assolutamente degna del rapporto con il cittadino, ma proprio una questione di numeri, cioè un ASL, un direttore generale, un sindaco, un distretto, no? E Roma invece è un moltiplicatore di problemi, cioè io comincio a ritenere che questo sia un altro grosso problema, cioè ragionare su Roma su scala romana e non per pretendere che i milanesi o i livornesi o i grossetani cambiano le loro abitudini, perché col Servizio Sanitario Nazionale hanno un rapporto molto migliore del nostro, compresi i medici di famiglia. Quindi farei un laboratorio romano per la sanità romana ed eventualmente per la sanità razziale, questo è un po'. Però io vorrei sentire anche un po' da te, che ne sì, no? Io, beh, la domanda è a lui, però diciamo in qualche modo questo laboratorio si è formato, secondo me si sta già formando sul territorio con i tre delegati del sindaco che lavoreranno in combinata, no, con i rappresentanti di ogni municipio, quindi questo sicuramente ci dà una capacità di conoscenza, di monitoraggio e di proposta, cioè lo dico nel senso come sapendo appunto che c'è questo organo che sta per iniziare a funzionare, speriamo. Sì, io dico solo che la regione ha la competenza della sanità, quindi i problemi di Roma sono gli stessi problemi che ci sono a Latina, Frosinone, Viterbo, sono soliti problemi clientelari, di nomine politiche, i direttori generali sono valutati in maniera inappropriata, dicono il falso negli atti aziendali, alla fine il sistema, il modello è questo, ed è un sistema sbagliato. Sicuramente Roma è un caso particolare, così come sono problemi in altre regioni, però il modello sanitario, quello stabilito dalla regione, continua a fare acqua e continua a non affrontare davvero il vero problema. Noi stiamo cercando di prendere tutte le best practice, cosa funziona bene nell'ospedale del Veneto, cosa funziona bene in quella clinica della Lombardia, e da lì cercare di portare nel Lazio il migliore modello e applicarlo qui. Però io non vorrei ragionare in ottica solo Roma, perché noi stiamo affrontando il tema della riforma in ambito regionale, perché ogni territorio ha le sue differenze, dalla sperduta valle, diciamo, sopra Viterbo al centro di Roma. Cioè il bisogno di salute è lo stesso, le condizioni sono diverse, però l'intervento deve tener conto di tutte le sensibilità, di tutte le diverse caratteristiche del territorio, in questo senso. Altri interventi? Posso mettere? Prego. Sì. Allora, qui abbiamo sentito parlare di razionalizzazione, sostenibilità, economicità degli interventi, però questo qua deve partire soprattutto da una consapevolezza dei cittadini, nel senso che il cittadino deve essere educato prima di tutto all'uso corretto degli strumenti sia sanitari che sociali che noi possiamo avere a disposizione. E questo qua parte da molto lontano, perché io faccio parte della scuola, sono insegnante delle scuole, quindi so che la cosa essenziale che noi dobbiamo fare è educare i nostri ragazzi a un comportamento civile nei confronti dei nostri mezzi. E
però vedo in una scuola che noi insegnanti stessi non siamo preparati ad affrontare un tema molto importante riguardo ai ragazzi, cioè l'ambientamento del ragazzo all'interno di un contesto sociale. Cosa significa questo? Che noi lavoriamo nei confronti dei ragazzi dandogli delle informazioni, delle notizie, senza tener conto delle necessità, dei bisogni che ha il singolo ragazzo. E questo chiaramente è spaesato, è confuso nei nostri confronti, perché alla fine cosa facciamo? Quando ci troviamo di fronte al ragazzo che ha dei problemi, dei disagi, l'unico strumento che noi applichiamo è quello sanzionatorio, cioè il disciplinare, insomma, ecco. Non capendo invece qual è la partenza del suo disagio, che potrebbe essere familiare, ambientale, all'interno della classe stessa non è adattato, non è compreso, integrato. Quindi partendo dallo spirito dell'individuo, noi possiamo capire poi l'individuo che usa gli strumenti sociali, sanitari di ogni genere in maniera adeguata e consapevole. Grazie Maurizio è il vicepresidente della commissione politiche sociali appunto del municipio che ci ospita, il settimo. Io non so, cioè dico quello che 30 secondi, ma è centrale quello che hai detto, cioè le persone libere, le persone consapevoli sono poi quelle persone che possono rendere questa partecipazione e questo utilizzo degli strumenti reale, perché insomma, facciamo l'esempio di quello che ha detto Davide, anche il fatto di utilizzare dei dati o di collaborare, no, alla propria salute. In realtà ci sono persone che in qualche modo non tengono neanche in conto la propria, cioè non, a cui non interessa neanche la propria salute, o comunque non interessa quanto dovrebbe interessargli. Quindi in qualche modo l'elemento della capacità, della libertà e della, non so come dire, della consapevolezza e della sanità, in qualche modo, è un elemento che è basico per tutte le misure sanitarie. Cioè se non funziona la persona, sarà difficile farla collaborare, farla partecipare. Questo sicuramente è importante. Solo una cosa, no? Perché lui accennava proprio quando al discorso di sostenibilità, ma proprio questo, quello che cercavo prima di... E cioè proprio mettere... Oggi la sanità sostanzialmente ha l'aspetto economico o economicistico, ha preso il sopravvento. Oggi la sanità non è gestita né dal Ministero della Salute né dalle regioni, è gestita dal MEF, dal Ministero delle Finanze. Tutto quello che tu puoi pensare di fare viene messa sempre la solita didascalia. Ma l'importante è che ci sia il finanziamento, tutto quello che tu pensi deve rientrare, salvo diversa finanziamento dal punto di vista generale. Invece va riequilibrato, perché poi il sistema è fatto da domanda e offerta, ma se noi rimettiamo in equilibrio tutta questa storia e se noi rendiamo il cittadino effettivamente partecipe all'interno del meccanismo e del funzionamento, probabilmente questo dovrebbe significare fare vera sostenibilità, perché non è soltanto un problema se c'è il denaro c'è, bisogna, capito, riequilibrare e quindi poi dopo gestire in maniera diversa. Scusate, sì, dico solo che l'area, diciamo, benessere psichico è un'area molto importante su cui stiamo lavorando in due diversi gruppi, sia prevenzione che integrazione sociosanitaria. In questo caso abbiamo già identificato alcune soluzioni per intervenire proprio nella fase iniziale di un percorso magari che porta a disturbi successivi, anche proprio intercettare tutti quei sintomi sentinella ed evitare poi che il ragazzo o il bambino sviluppi negli anni le famose patologie. Quindi su questo dal servizio di psicologia scolastica a altre soluzioni che stiamo valutando per mappare proprio i primi sintomi sentinella. Solo un piccolo inciso, purtroppo nella scuola gli insegnanti non sono formati nelle scienze dell'educazione, certo, ma sono formati nella loro scienza, nella loro disciplina di studio. È difficile
per gli insegnanti capire quali sono i disagi, ragazzo, se non è formato, rispondo alla riconoscenza di questi. Allora, con questo modello stiamo vedendo anche tutte le professioni sanitarie, inserendo nuove professioni e ribilanciando anche alcuni approcci, secondo scuola, e poi anche pensando di reinternalizzare tutti i servizi che sono stati esternalizzati. Quindi rivediamo anche tutto l'assetto degli erogatori, anche questo cambia proprio l'approccio. Sì, ma è paradossalmente, credo, senza offendere nessuno, è che lui dice che i professori non sono formati a questi aspetti, ripeto, senza offendere nessuno, ma neanche i medici, neanche io tecnico, neanche io infermiere sono formato ad avere un concetto, un approccio complessivo rispetto a quella che è la problematica del paziente. Cioè è veramente un discorso, diciamo, positivista, nel senso di conoscenza, no? E applicazione di quella che è il mio studio, la mia specialistica, la mia iperspecialistica, ma io dimentico poi che appunto il paziente è fatto da ambiente, è fatto da coscienza, è fatto da situazione economica, da situazioni familiari e quant'altro. Allora se io invece riesco, e lì devi, perché poi dopo la riforma deve andare a riformare anche il percorso universitario che ti porta poi, no, ad essere medico o quello che sia, ad affrontare poi, a saper affrontare queste che sono le complessità. Esatto, no, giusto per dare un po' un termine, no, l'argomento è talmente importante, interessante, quello che poi in realtà sintetizzo nel rapporto medico-paziente, cioè rapporto umano medico-paziente. Questo è centrale, è sempre e sarà centrale anche in futuro, nonostante la tecnologia. La tecnologia deve essere uno strumento nelle mani del medico, esatto, però se manca quello, manca tutto. Cioè chi di noi è stato, ha vissuto situazioni di malattia, capisce che l'affidarsi a un medico è una cosa importantissima, cioè è il centro, è il fulcro di tutta la medicina, tutta la sanità. Quindi io penso che a questo bisognerà dedicare degli incontri o comunque approfondimenti molto, anche perché appunto oggi vediamo che è uscita fuori questa esigenza. Davide con il libro bianco, insomma, già lo sta facendo, è un argomento centrale. Se ci sono altri, interventi, penso. No, non rischiamo però di buttare tutto, perché ad esempio per quanto riguarda gli infermieri, all'università si fanno 3 esami di sociologia, 3 esami di pedagogia, 3 esami di psicologia. E se poi andate a vedere il profilo professionale, specifica proprio questa presa in carico globale della persona, non solo dal punto di vista sanitario, ma non solo per l'infermiere. Il problema non è tanto nella formazione, il problema è soprattutto, secondo me, poi nella verifica e nel controllo. Cioè ci stanno tante leggi regionali, nazionali, che prevedono belle cose, poi nella realtà non vengono applicate. Allora dov'è il controllo sull'applicazione delle leggi? Forse è lì che bisogna intervenire anche. È vero, riformare tutta la sanità, io condivido pienamente quello che diceva prima Davide, l'ho detto anche in un'ultima diapositiva, però bisogna anche lavorare molto sull'applicazione della normativa che c'è. Per esempio per le cure domiciliari, per l'integrazione sociosanitaria, cioè ci sono delle leggi regionali che entrano nel dettaglio. Quando qualcuno prima parlava, il collega Riccardo, dell'unità di valutazione multidimensionale distrettuale che lui vede la macchina con noi anziani, perché ormai siamo anziani, tutti dentro, che andiamo a casa, in realtà non è così. La normativa non prevede questo, la normativa prevede che a casa della persona ci va una, al massimo 2 persone, per lo specifico bisogno. Quindi perché? Perché non c'è vigilanza, cioè chi poi deve vigilare sull'applicazione delle norme? Chi è? Chi è che ha questa funzione? Come mai la didante? Ecco, secondo me è il cittadino che non sa neanche di che stiamo parlando. Esatto. Esatto. Quindi questi incontri di oggi servono anche a questo. Scusa, ma quello che ha detto. No, ma vieni qua, vieni. Sempre rispetto alle scatole cinesi, lo è anche così nella formazione. Mi ricollego a quello che diceva prima il collega, perché anch'io sono un'infermiera, e bisogna riguardare anche i modelli, cioè nel senso che noi infermieri mutuiamo molto da modelli stranieri, non abbiamo un nostro percorso, sono pochissimi i nostri, come dire, formatori in cui ci rifacciamo come modelli, no?
quindi facciamo modelli americani, canadesi soprattutto, quindi poi quando li riportiamo alla realtà nostra, cioè c'è un abisso. E quindi voglio dire, questo diciamo rimane a noi, quello di prendersi cura, poi di fatto è quasi più, come dire, dettato più dall'emozione o dalla compassione, dalla cura, dalla vecchia concezione della, come dire, non della professione, ma della missione. Tutto qua. Grazie. Altra, ecco, un altro intervento. Buongiorno a tutti, intanto io volevo, mi chiamo Enrico Ferraro, sono un insegnante e sono di un'associazione che si occupa di prevenzione della salute mentale, e noi siamo stati presenti nella consulta dipartimentale della salute mentale della Comae, quindi adesso Roma 1. Intanto volevo ringraziare tutti perché questa iniziativa mi sembra particolarmente preziosa, perché la materia è molto importante però anche molto complessa, e per conoscerla ci vuole molto tempo. Per farvi un esempio, noi come consulta, diciamo, in questi ultimi 2 anni ci sono stati ben 2 rinnovi di atti aziendali, e noi siamo stati, diciamo, ci è stato richiesto di esprimere un parere a fronte del progetto del piano aziendale, e abbiamo individuato una serie di criticità. In parte sono state segnalate anche dal presidente della consulta regionale, ma noi ne avevamo individuate ben altre. Chiaramente un piano aziendale di una ASL è estremamente complesso, e un direttore generale che presenta al consiglio regionale un piano aziendale chiaramente fa scintille, per cui poi a fronte delle criticità osservate, vedere che il consiglio regionale e gli atti aziendali proposti sono stati approvati all'unanimità, evidentemente pone un problema, questo almeno quello che c'è scritto sul verbale, sulla sede del consiglio regionale. No, ma io penso che il problema sia anche il fatto che è molto difficile entrare nel merito di alcune questioni specifiche, quindi gli incontri di approfondimento sono importanti, anche perché appunto aveva ragione il dottor Baldi quando diceva le strategie di prevenzione sono solo sulla carta. Poi di fatto quello che abbiamo visto in salute mentale è che invece la strategia è che i disturbi emotivi comuni, che sono tutti quei segnali attraverso i quali prevenire il disagio mentale, sono stati assegnati ai medici di medicina generale, che sono usciti fuori dal Dipartimento di Salute Mentale. Questi sono problemi che ci chiariscono il tipo di strategia che ci viene. Riguardo al rinnovo del sistema sanitario, ben venga. Io penso che una cosa importante è superare la logica aziendale. Cioè, io penso che la tutela della salute del cittadino non può essere soggetta a vincoli di bilancio. Questo è un principio fondamentale. Però adesso non è così. Grazie. Grazie. Sì. Passa anche via. Mi collego adesso a quello che ha detto. Sì, Teatrale. Sì. Secondo me c'è un fraintendimento tra quello che si intende per logica aziendale e poi quella che è effettivamente la gestione di un bilancio. In pratica abbiamo avuto una rappresentazione di quello che dovrebbe fare la ASL o le ASL, la regione, cioè gestire un fondo sanitario finalizzato all'erogazione di determinati servizi nel modo migliore possibile, nella migliore condizione di soddisfacimento degli stessi. Il problema avviene che tutto quello che sulla carta c'è, ed è corretta l'osservazione che le leggi attualmente prevedono capillarmente come dovrebbe essere strutturato il servizio sanitario. Di fatto tutto questo che riguarda controllo, gestione dei patrimoni, gestione delle risorse, in realtà non avviene. Cioè tutte le aziende sanitarie attualmente sono strutturate essenzialmente per soddisfare più le persone che le gestiscono piuttosto che soddisfare l'utente finale.
Fatto sta che sono organizzate funzionalmente per disciplina, quindi per, come avevamo detto prima, per erogazione, qualcuno ha detto erogazione della prestazione, quindi tutta è una funzione verticale, quando il fabbisogno è completamente trasversale, cioè praticamente l'utente non viene mai preso in considerazione perché alla fine si trova di fronte prima la scatola territorio e quindi dentro la scatola territorio trova la casa della salute, ma non sa manco che cos'è, un contenitore dentro un altro contenitore. E poi c'è un altro serbatoio che sono gli ospedali, e anche lì ci sta, dice non mi risolve il problema della casa della salute, il territorio a che serve? A che serve il direttore di distretto? Poi vado a vedere, forse è meglio che vada a chiedere la prestazione, alla fine cosa fa? Si rivolge al pronto soccorso che è l'indicatore sommo del mancato funzionamento del territorio, perché se andiamo a vedere gli accessi inappropriati al pronto soccorso, vediamo che il 70% degli accessi sono dati da, da persone che sarebbero assistibili territorialmente. In un'analisi recente che abbiamo fatto in regione si vede palesemente che dalla gestione Zingaretti, dal momento in cui l'ha presa fino ad oggi, abbiamo una fotografia non solo identica ma peggiorativa, significa che tutti i pazienti che attualmente non sono completamente assistiti dal territorio si continuano a rivolgere al pronto soccorso, mentre qui vengono inaugurate giorno per giorno case della salute. Allora qui il concetto è, non è il concetto aziendalistico, perché azienda non significa gestire solo un bilancio, perché è necessario comunque gestire un bilancio, ma è necessario gestirlo nel miglior modo possibile. Oggi si verifica che non sono responsabilizzati non soltanto sul bilancio i direttori generali, ma non sono responsabilizzati su nulla. Quando vengono dati gli obiettivi ai direttori generali, vengono dati degli obiettivi che possono essere conseguiti a prescindere, e non c'è un sistema che li misuri oggettivamente. Hanno rifiutato, c'è l'Università Sant'Anna di Pisa che ha messo degli indicatori che li avrebbe messi proprio nella condizione di paragonarsi a tutte le altre regioni. Che cosa è avvenuto? Dice no, è meglio che noi ci tiriamo fuori da questa modalità di assegnazione degli obiettivi, la Regione Lazio, perché spietatamente, se voi vi andate a consultare, penso si sia pure il dato pubblico, ma in ogni caso l'abbiamo pubblicato anche noi, andiamo a vedere che la Regione Lazio è quella che ha uno stato di salute della popolazione peggiore a qualsiasi altra regione d'Italia. In termini di screening siamo ridotti, cioè abbiamo un'estensione degli screening ridicola, veramente ridicola, rispetto a quello che fanno tutte le altre regioni. Appropriatezza dei ricoveri, ricoveriamo pazienti perché abbiamo il territorio assolutamente incapace. Quindi alla fine il direttore generale viene comunque promosso. Quando viene assegnato il bilancio, quello che adesso ha considerato lui, questi qui sapete cosa fanno? Hanno per quest'anno, soltanto nel 2015, hanno fatto un buco di bilancio di 1,4 miliardi su quei 10 miliardi che aveva detto di finanziamento. 1,4 miliardi, come riescono a scamparla? Perché loro hanno obbligo di equilibrio del bilancio. Invece no, come la scampano? Oltre che non fare gli obiettivi prima, non fanno manco gli obiettivi. Cosa succede? Cioè, si sono inventati un meccanismo, la GSA, che dovrebbe fare programmazione, che incamera, diciamo, come serbatoio questo 1,4 miliardi di buco, e lo sana a posteriori. Cioè ci sono aziende, queste qui praticamente risultano bravi gestori delle aziende, ma praticamente perché viene compensato il buco che loro stessi producono. Quindi alla fine quello che noi stiamo cercando di fare è innanzitutto ripristinare i sistemi di controllo, chi è che l'ha tirata fuori, è il primo passo che dobbiamo fare, l'integrazione dei sistemi informativi e la possibilità di controllarli deve diventare fondamentale. Dove subito dopo diventerà uno strumento per affinché si possa valutare l'esito di quello che effettivamente questi personaggi fanno. Vi assicuro che sono personaggi che no, si automoltiplicano tra di loro, continuano a nominare persone per occupare posti, e quello che succede è quello che succede adesso quando voi vi andrete a raffrontare, io sono contento che adesso voi lo andrete a vedere di persona, cioè cosa significa, andranno a vedere i bilanci, cioè andranno a mettere il dito sui bilanci e sulla programmazione, ma questi non lo sapete la programmazione in che mese lo fanno, al mese d'ottobre, novembre, questi vanno a fare la programmazione dell'anno in corso. Quindi che cosa andate a vedere? Questi andrete di fronte a dei personaggi assolutamente incompetenti che deliberatamente hanno smantellato il sistema di pianificazione e controllo interno, perché non controllare gli conviene a tutti. Quindi in bocca al lupo, mettete il dito
su questi punti esigete assolutamente la pianificazione preventiva, non la pianificazione preventiva fatta a fine anno, insomma. E chiedete conto dei buchi di bilancio, perché loro presentano il bilancio vero, che loro chiamano preconsuntivo. Quello che chiamano consuntivo è quello già sanato dei buchi. Mettete in mano sul bilancio preconsuntivo, quello che c'ha il buco di 1,4 miliardi quest'anno e l'anno precedente un altro miliardo. Quindi questi 10 miliardi di euro, cominciamo a vedere come vengono usati. Grazie. Grazie. L'ultimo argomento che volevo assolutamente focalizzare è modelli di governance partecipata, perché questo eterno... questa eterna incomprensione fra aziendalizzazione e non aziendalizzazione merita di essere approfondita, perché spesso capita di non essere d'accordo pur essendolo, non usando una tecnologia adeguata. Quindi secondo me prima o poi questa cosa va fatta, perché le persone, se non partecipano al sistema sanitario, non rendono possibile un controllo e una partecipazione. Solo una cosa, sono insegnante anch'io, quest'anno sono sul sostegno e per mia fortuna e per fortuna dei ragazzi che ho una prima lezione che mi sono fatta a parte. Quello che voglio segnalare, che chiaramente Davide Barillari sa, però voglio informare tutti quanti presenti, che avrà ovviamente ricadute a livello regionale ciò che è stato, si sta discutendo come deleghe della 107 per quanto riguarda per esempio l'handicap. Questo prevede che ci sarà una medicalizzazione estrema dei ragazzi che hanno bisogno del sostegno. Il sostegno non sarà più assegnato in maniera automatica dietro certificazione per un certo numero di ore, ma sarà solo una commissione medica da cui verranno stromessi genitori, psicologi, neuropsichiatri, insegnanti, a decidere se ci sarà o meno il sostegno. E questa è una cosa veramente molto grave, perché va a scardinare tutto quello che è stato detto, il modello chiaramente biopsicomedico. Ovviamente, e concludo, il problema, mi unisco all'intervento precedente a tutti gli altri, il problema dell'Italia è il controllo e soprattutto essere sicuro che chi controlli non sia corrotto. Grazie mille, direi che possiamo concludere qua, abbiamo materia per vederci molto presto. Grazie. 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 E alla prossima, grazie.